Ma bene a tutti ragazzi, eccoci qui oggi un nuovo video di Il Badu. Oggi ragazzi siamo qui per festeggiare il grandissimo traguardo dei 4000 iscritti. Vi ringrazio uno ad uno per questo importantissimo obiettivo raggiunto. Ma oggi siamo qui anche per presentare il video più importante probabilmente del canale, cioè l'intervista a Jonathan Rea. Sicuramente uno dei migliori manager inglesi di tutti i tempi e il migliore degli ultimi 10 anni. È anche vincitore di 5 superbike di fila dal 2015 al 2019. L'ultima superbike è stata vinta in maniera pazzesca, dato per spacciato ormai a metà stagione, perché la Panigale V4 di Alvaro Bautista volava. Lui, anziché arrendersi come avrebbero fatto probabilmente tutti, si rimbocca le maniche e anzi inizia a inanellare vittorie su vittorie fino a raggiungere Alvaro Bautista e poi superarlo e continuare ad allungare e portarsi a casa questo mondiale con ben più di 600 punti. Un traguardo veramente incredibile e surclassando tutta la concorrenza. Se pensiamo che le sue vittorie si fermino alla Superbike ci sbagliamo di grossissimo, perché Jonathan Rea ha vinto anche la 8 ore di Suzuka proprio quest'anno insieme al suo compagno di squadra Raf Gazioglu, il pilota turco. È arrivata questa vittoria che mancava in casa Kawasaki da più di 10 anni, veramente una vittoria incredibile, ed è arrivata in maniera incredibile perché la Suzuki prima si ha un guasto proprio nell'ultimo minuto e mezzo di gara. Jonathan prende la pozza d'olio della Suzuki e cade anche lui, ma poi alla fine un insieme di reclami danno la vittoria alla Kawasaki che mancava da tantissimo tempo, e Jonathan può festeggiare anche questo grandissimo traguardo, che non è da tutti vincere un 8 ore di Suzuka, perché è un albo d'oro ristrettissimo e tra i quali ad esempio fanno parte grandissimi piloti come Valentino Rossi. Detto questo, prima dell'inizio del video vorrei ringraziare di cuore chi mi ha dato la possibilità di fare questo video, cioè la G1 Brake System, perché appunto mi ha dato la possibilità di fare questa intervista, e inoltre la CR Trasporti, perché mi ha dato la possibilità di entrare di martedì a Lake. Ma ora, dopo questa premessa, andiamo con l'intervista. Ciao ragazzi, siamo qua con Jonathan Rea, il 5 volte campione del mondo Superbike, e ora andremo a porgli qualche domanda. Ciao John. Ciao. The best win in your career? You know, I feel like the best is always the first one. So 2015 was my the best moment, the best feeling. But of course it was the most challenging year, very rewarding to come fight back after being so far behind in Jerez, I think 61 points behind. So yeah, very rewarding season. It's very the moment when this year you have understand that you will become a world champion. I think in Portimao. Okay. After Portimao, I thought, okay. Now if I'm clever, I can manage and win the championship. Also after Laguna, Alvaro was making a lot of mistakes in the middle of the season, but I didn't want to win the championship with him making mistakes. I only wanted to win because I was strong, and Portimao, France, Argentina, and Qatar, we were the strongest, so that was very nice. You are scared from the power of Honda in the next power and investment of Honda for the next year? Of course, we have to see. This bike hasn't turned the wheel yet with Alvaro Leon, so it's exciting that HRC are supporting Superbike after so many years being outside since Colin Hendricks, really. So that's good for Superbike. Also, with Scott Redding in Ducati, Alex Lowe's coming to Kawasaki. Toprak going to Yamaha, it's really exciting time for Superbike. Okay. Your ambition for the next year? Just to win. I won for 5 seasons, so I can't have any more, like a less target. Just keep working in the same way really with the team and see what happens. And the last, you think in the future for you there is a opportunity to try to an experience in MotoGP? No, honestly no, because now I'm 32 years old and I never had a good opportunity before, so now I don't feel like I will have a competitive package to go there. That's a little bit sad, but that's reality. I mean, now I'm really happy in Superbike with Kawasaki. I have an incredible family there, great mechanics, great support, and I can be competitive, so that's good enough for me. Okay. Ringraziamo Jonathan Rea per l'intervista e ci vediamo alla prossima. Grazie. Questo è lo speciale 4K. Come sempre mi raccomando, commentate il video, condividetelo, taggatemi nelle vostre storie e mi raccomando, se lo fate,
scrivete, taggate il Badu trattino basso e io sicuramente riposterò la vostra storia. Detto questo, da il Badu è tutto. Vorrei per l'ultima volta ringraziare ancora la J1, cioè che colei che ci ha permesso di fare questa intervista, e la CR Transport perché ci ha permesso appunto di entrare martedì, che è un giorno riservato solamente agli addetti alla fiera dell'EICMA. Grazie di tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!